Salve, buongiorno a tutti, benvenuti a BTO 2021 e ben ritrovati per chi invece già ci ha seguito nelle giornate precedenti dedicate a Digital Strategy Innovation e Destination. Oggi parleremo di Food and Wine. Uh, io sono Annalisa Romeo, faccio parte dell'advisory board uh, di BTO e insieme a tanti colleghi e a Roberta Milano che è il coordinatore del, del topic uh, Food and Wine, oggi um, avremo una giornata pienissima di uh, temi e di mh, informazioni relative al, uh, al settore del food and beverage che comunque è mh, diciamo, la una delle eh, importanti mh, uh, parti del in generale, quindi era fondamentale inserire all'interno del, della BTO la, il tema eh, del food e di tutte le experience legate quindi un settore molto ampio che va dalla ristorazione all'experience all'interno eh, di attività quali possono essere le cantine o quali possono essere eh, i casefici per esempio e ancora eh, il settore delle, del piccolo business quindi barri, bistro, sono tutti eh, tutte attività eh, di business che eh, con, condividono e collaborano affinché una destinazione abbia un certo valore e sia desiderata dal, dai turisti. Eh, ovviamente partiamo da uno dei temi eh, più importanti di, eh, del food and wine sul digitale, che sono appunto le immagini. Eh, partiamo con Rocco Rossitto. Rocco Rossitto è un veterano di BTO, penso che Bravo. tutti ciao, ciao. Eh, lo conoscono e ehm, si occuperà, ci, ci racconterà con la prima cassetta degli attrezzi della nostra giornata delle immagini. Eh, il tema delle immagini sul food è fondamentale. Diciamo è stata la rivoluzione del racconto del cibo eh, nel digitale e eh, proseguiremo poi questo panel dopo Rocco eh, con eh, Meta. Meta, o meglio, insomma, la vecchia Facebook, il, il nuovo ecosistema di, di Facebook, avremo il Danilo Campisi che ci racconterà, insomma, le evoluzioni che Meta sta portando all'interno del mondo digitale, dove ovviamente le immagini, vedremo anche dalle sue ricerche, sono fondamentali. Lascio la parola a Rocco grazie. e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie, grazie. allora Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissimo di ritornare qui a BTO, di ritornare in presenza e anche ovviamente eh, in, eh, a distanza insomma in streaming. Allora, vediamo se le slide riesco a farle andare avanti. Perfetto, va bene. Io sono Rocco Rossitto. Non è vero come dice Annalisa, che <ride> sono conosciuto da tutti, anzi, per niente, però sicuramente BTO eh, è. Eh, un posto in cui torno molto volentieri, in cui rincontro tante persone insomma, che conosco. Come scrivo nella mia bio, che potete vedere insomma, nelle slide, ho avuto 30 anni, ma poi per fortuna ho smesso. Eh, sono un communication and marketing manager, freelance, e tra le altre cose mi occupo di art direction in produzione di contenuti visivi, eh, che è poi il topic insomma, del, del mio intervento. Eh, la premessa che voglio fare è che... Ovviamente non ho portato solo immagini diciamo che sono frutto del lavoro mio e del team insomma, con cui di volta in volta collaboro, ma ho cercato di mettere chiaramente un po' del mio, ma soprattutto anche di eh, lavori che stimo molto di colleghi di artisti, eh, di fotografi, di persone che fanno bene questo lavoro. Mi piace vivere in altri mondi, che in questo siamo già in troppi. Questa si capirà poi durante insomma, le slide e parte ecco, del, del motivo. Va bene. Allora, direi che possiamo uh, partire. Quando uh, ci approcciamo alle immagini, uh, al racconto fotografico, vale ovviamente per il settore del cibo e del vino, ma vale un po' in generale, ci poniamo sempre nei confronti di ciò che vediamo ponendoci una domanda, mi piace o non mi piace. Eh, oggi io vorrei provare a cambiare un po' il punto di vista, provare a fare un ragionamento diverso, perché? perché chi, eh, a chi si rivolge diciamo, questa presentazione? Beh, a chi deve in qualche modo creare contenuti o a chi deve, in qualche modo, avendo un'attività. Uh, nel settore del food and wine, uh, decidere di affidare il racconto, il proprio racconto visivo a qualcuno che deve crearlo. Allora proviamo a ribaltare e non proviamo più a chiederci se la nostra immagine piacerà o non piacerà, anche perché questo poi porta inevitabilmente a, a piangere spesso e volentieri o a essere felice in base a un uh, riscontro diciamo, quantitativo. Ma dobbiamo provarci a chiedere perché provare a cambiare, quindi il punto di vista è provare a trovare una motivazione rispetto al contenuto visivo in questo caso, quindi immagini, video o qualunque altro formato si basi sull'immagine, eh, sul ruolo che questo contenuto ha all'interno di un piano chiaramente più ampio. Uh, perché le immagini sono così fondamentali? Sono così fondamentali perché quando nel nostro fruire delle immagini, che sia uno scrolling infinito uh, nei feed di Instagram o di Facebook o di TikTok o eccetera eccetera quando si uh, un fruire nel, uh, in un sito internet e così via le immagini creano forse più velocemente o in maniera più diretta rispetto alle parole uh, una reazione in chi uh, vede quel contenuto questa reazione inevitabilmente attiva una conversazione. Ora io qui sto parlando nella maniera più neutra possibile, cioè può essere ovviamente sia positiva, negativa o peggio ancora di indifferenza. Questa conversazione genera in qualche modo una relazione e la relazione si sa, genera fiducia. Questo è un po' il percorso che noi ci dobbiamo immaginare ogni qualvolta decidiamo di pubblicare un contenuto che racconta della nostra attività, del nostro prodotto, di qualcosa che ci riguarda. Se Immaginiamo e accettiamo di uh, far fare questo tragitto al nostro contenuto nel momento in cui lo andiamo a pensare, a ideare, a creare, a progettare, avremo qualche strumento in più per trovare una strada diversa. Allora, uh, il, questa cassetta degli attrezzi ha un, un piccolo diciamo, obiettivo ambizioso, quello di far scattare in qualche modo... Una piccola luce per eh, portare un raggio di speranza, mi verrebbe da dire, eh, nei confronti della creatività. Perché? Perché siamo invasi, ed è ormai una costante, di eh, immagini di cibo che vengono classificate come food porn. Ecco, siamo, penso che è arrivato un po' il momento di staccare la spina da questa onda di contenuti. Che spesso e volentieri vengono pubblicate appunto da persone che normalmente mangiano, bevono qualcosa e hanno voglia di comunicare. Questo chiaramente è positivo, ma quando siamo dall'altra parte, cioè eh, in profili delle nostre aziende, dei nostri clienti, eh, dobbiamo staccarci da questo. Allora, eh, per farlo, faccio un salto indietro, molto indietro, moltissimo indietro, citando Roland Barthes, La fotografia comunica quando l'aspetto denotativo si unisce a quello connotativo, cioè quando oltre a rappresentare un uovo di Pasqua in qualche modo riesco a dare un messaggio, eh, ad andare oltre, cioè a trasformare quindi in eh, comunicazione, in valore quello che è un semplice uovo di Pasqua. Le immagini, quindi, dobbiamo utilizzarle come strumento di transcodificazione, ovvero di trasformazione di senso, di valore semantico dovuto a un cambiamento di codice. Che cos'è che ci dice questa immagine? Beh, probabilmente ci dice che in questo laboratorio, che in questa pasticceria, per tutta la vita si è lavorato in un modo, in un modo ordinato, schematico, presente nel bancone, ma che poi a un certo punto qualcosa è cambiato. E questo, questo qualcosa è il naso sporco di cioccolata del padre eh, fatto dalla figlia pasticcera o da una collaboratrice, ora non sappiamo esattamente qual è il ruolo, però in qualche modo ci stiamo staccando da quello che è una semplice descrizione della vita di un laboratorio per raccontare qualcos'altro. Quindi, questo è un esempio ovviamente, dobbiamo pensare di utilizzare le immagini non solo per quello che vogliono dimostrare. Andiamo avanti. Slide part. Ok. E quindi da dove, da dove bisogna partire? Beh, ovviamente eh, non si può non partire dal cercare di codificare i propri valori. Non è eh, certa la strada da percorrere perché siamo tutti realtà diverse, quindi non c'è un solo percorso. E allora per poter costruire questo tragitto bisogna partire dal codificare i propri valori, l'estetica il contesto e l'identità e trasformarle in un racconto visuale. Che voglio dire, che spesso e volentieri noi troviamo uh, uh, io trovo, ma in generale chi fa il mio lavoro si trova spesso ad analizzare un po' quello che trova in rete, troviamo uno scollamento fra ciò che è il racconto presente, per esempio nei social o nei nostri siti internet o in qualunque materiale di comunicazione e quello che poi è la realtà. Fisica, ovviamente, perché la realtà è sempre unica, è proprio perché è unica e non può cambiare, quindi quando è digitale rispetto a quando è fisica. Allora, per poter partire, dobbiamo avere bene, chiara la nostra mappa, una mappa appunto fatta di valori, estetica, contesto e identità, per poterli poi trasformare in un racconto. E qui è dove iniziamo a fare un piccolo... Salto, un piccolo passo in avanti: la realtà è sopravvalutata se è l'unica in cui possiamo vivere. Siamo, come detto, invasi di immagini riguardanti il cibo, il vino, il bere. Eh, spesso e volentieri, appunto, sono immagini di food porn. Il termine indica un po' eh, provocatoriamente il fatto che al cibo e al bere si associa una eh, funzione, eh, come posso dire, non solo estetica. Allora. Se noi riusciamo a staccarci da questo flusso e proviamo a creare dei mondi dove eh, le persone che in quel momento stanno fruendo di quel contenuto riescono in qualche modo a entrare, probabilmente stiamo iniziando a fare un passo avanti. Chiaramente non è un invito a buttarsi del vino in faccia, ma è un invito a pensare all'oggetto, in questo caso vino, ma vale per il cibo, come uno strumento per poter andare da qualche altra parte. E lo sappiamo, la fantasia aiuta a vivere. E quindi il consiglio è quello di, visto che il nostro lavoro è di progettazione dei contenuti, di contenuti visivi, di pianificare il sogno e di mescolarlo poi al quotidiano. In questo caso un calice di vino non è solo un calice di vino, è molto altro, è molto di più. E questa cosa è ciò che viene fuori quando io magari guardo il vino in un contesto diverso, come quello cre creato da Benedetto De Maio. Allora come poter... Uh, innescare nuovi meccanismi. Secondo salto indietro, perché io penso che per andare avanti bisogna spesso e volentieri guardarsi alle spalle. Ringrazio, come sempre, non sono l'unico Gianni Rodari per tutti gli input che mi ha dato e che ci ha dato e provo a fare questo parallelismo dal binomio fantastico di Gianni Rodari al contesto fantastico. Il binomio fantastico era un piccolo trick, oggi si direbbe, che Gianni Rodari, un meccanismo che Gianni Rodari mette su per poter creare favole fantastiche. Ecco, proviamo invece noi non a creare delle favole, ma a creare dei contesti che possono essere fantastici. E oltre Gianni Rodari, mi viene di ringraziare anche io Ono, che anche qui, diciamo in tempi non sospetti, ci diceva che la disputa, la controversia, lo scontro, traduciamolo liberamente un po' come, come ci torna utile, è parte della natura, eh, dell'arte e della creatività. Quindi provare a unire contesti diversi per generare uh, un'immagine, un racconto che possa uh, non essere scrollato nel giro di qualche secondo. Quindi come deve essere questo contesto fantastico? Beh, ovviamente non è unico, univoco, può essere bellissimo, può essere sognante, verosimile, grottesco, insolito, spiazzante, giocoso, cioè possiamo in qualche modo, forse dobbiamo inserire nel flusso di racconto e di immagini Quotidiane, qualcosa che invece riesca a portarci uh, in un altro posto, in un altro luogo. E quindi parto con ora una serie di esempi, di situazioni che trovo interessanti. Uh, Giuseppe Casaburi, che è un fotografo. Eh, siciliano racconta in uno scatto eh, la cucina di lo chef Pietro D'Agostino uno chef stellato eh, io ho chiesto di raccontarmi questa e di raccontarci evidentemente questa, questa foto e lui la fa eh, con queste parole ci siamo rotti i puntini puntini di foto di piatti di food porn andiamo a cercare il significante eccetera eccetera la, la slide poi la, la potete leggere voi adesso o la, o la leggerete poi in un secondo momento il punto è Cercare il significante in una foto e non solo il significato. Riuscire a fare questo, riuscire a creare un contesto completamente diverso rispetto a, a quello a cui siamo abituati, è forse un po' la missione che dobbiamo darci. Ancora, il contesto fantastico può essere un contesto di gioco, non ci serviranno mai. Una cioccolata in questo modo, ma quanto sarebbe bello poter giocare con quei cucchiaini. Uh, il contesto fantastico è anche un po' di mistero. Uh, cosa ci fa quel braccio lì? Perché sta prendendo uh, quella cosa? Perché c'è un libro? In qualche modo questa è una foto di una bottiglietta di acqua tonica, mm, nulla di più, nulla di meno. Però in questo modo ci pone tutta una serie di domande, di riflessioni, ci fa fermare rispetto al nostro fruire. Uh, il contesto fantastico è anche un po' qualcosa che genera altre storie, che genera altri mondi. Può nascere la vita da una bottiglia di champagne? Eh, probabilmente io ritengo di sì. Uh, o anche l'errore è contesto fantastico. Posso raccontare un gelato semplicemente dalle macchie che mi crea dal, uh, da qualcosa che non è previsto. Beh sì, non siamo abituati a vedere questo, siamo abituati troppo poco e quando lo vediamo anzi ci interessa. Il contesto fantastico è anche l'esperienza e anche poter immergersi dentro il fumo dei carciofi arrostiti in strada. È una foto di Street Food di Laura la Monaca. Ancora, sempre citazioni. Uh, fresche ma non freschissime. Jack Kirouac ci dice di uh, non stare ad ascoltare, in pratica, uh, me per esempio, tutto quello che vi dico, ma di trovare una strada propria e questo è poi l'invito, questo è un input. Provate a trovare chiaramente una strada vostra, magari toccherà mettere dei fiori in un servizio di piatti e non ciò che realmente poi voi proporrete. Quindi, come si passa da questa mappa? In parte alla produzione del contenuto eh, cercando e rendendosi conto di dover creare delle piccole tesser di un mosaico che in qualche modo poi formano una grande tessa quindi mapparsi per trasformare la propria realtà in format da declinare in una storia unica fatta di tanti piccolissimi racconti siamo abituati a pensare che un'immagine debba dire tutto in realtà il fluire di contenuti in maniera molteplice su più piattaforme non è altro che la costruzione di un mosaico che noi non riusciamo a vedere insieme, ma che in realtà in chi ne fruisce dei contenuti è ben chiara e si forma e si sedimenta nel tempo. Quindi non un'immagine unica, ma tante piccole immagini uniche che creano una storia. E quindi ancora il passo avanti quando parliamo di cibo, quando parliamo di vino, ma potrebbe valere probabilmente per tante altre realtà, è un misto di racconto di prodotto, di luogo in cui questo prodotto vive. Di persone che fanno vivere questo prodotto degli ingredienti, della materia prima da mescolare all'azione, alla narrazione, intesa alla costruzione di racconto, all'identità appunto chi siamo. Stiamo raccontando fedelmente o stiamo facendo un downgrade o un upgrade rispetto a poi all'esperienza che verrà verificata? E il sogno l'ho già detto più volte. Allora iniziamo con una serie di immagini. Possiamo dicevamo lavorare per gli ingredienti. Questi piatti. Uh, qui è un lavoro fatto per Food Bottega Sicula uh, in Sicilia. Questi piatti non verranno mai serviti così, un panino non verrà mai cos servito così. Però in quel caso c'era la voglia di far emergere le carote, o in questo caso la mortadella, oppure lavorare sul significante, anche in questo caso, cioè sui valori che fondano in questo caso questo ristorante. Quindi, per esempio, l'uguaglianza, per esempio, l'essere squadra e così via, che poi si trasformano in delle ottime patatine. Ancora, Giorgia Polo, eh, bravissima fotografa, bravissima creatrice di contenuti. Cos'altro fa se non quello di trasformare la felicità del ricevere una pizza a casa in un contenuto, in un momento di gioia? Quella foto ci vuole dire questo, non ci vuole dire che la pizza è buona, che la pizza è calda, che la pizza è perfetta. Vuole raccontare la nostra felicità. Così come, e lo dicevo. Eh, in, eh, quando presentavo in rete questo intervento, nella seconda foto, spesso e volentieri è più importante il racconto di quello che non c'è, di quello che riusciamo a immaginare rispetto alla torta che verrà fuori da quelle uova. Così come un cocktail inserito in un contesto molto colorato va oltre il semplice aggiungere un liquore a del ghiaccio con una fettina di limone e forse qualcos'altro. Ancora, trasformare quindi eh, l'identità di una. Cucina dei colori, la cucina dei colori di Catania, in un gioco, in, un, uh, in uno scenario, in uno scenario uh, chiaramente non tra virgolette reale perché il ristorante si trova in pieno centro a Catania, però Peppe e Salvo sono così, esattamente come li vedete, uh, a piedi scalzi, in questo caso sul tavolo, o appunto un, uh, degli spaghetti di zucchine non sono altro che un gioco, uno scherzo e quindi creare un piccolo sorriso con gli ingredienti. Stesso discorso può valere per il molo Sant'Erasmo di Palermo, che decide di raccontare un cocktail eh, buttando del ghiaccio e facendo schizzare dell'acqua fuori. Non verrà mai servito in questo modo, però ci si gioca. Stesso discorso con la freschezza e così via. Ancora, Benedetto Di Maio ci catapulta dentro un mondo coloratissimo dei semplici prodotti. Vado un po'... In velocità, perché vedo che il tempo passa e non voglio rubare eh, minuti preziosi a chi verrà dopo di me. Laura La Monaca, come dicevo prima, che ci dà poi anche tre consigli rispetto alla produzione di contenuti: che è quello, per esempio, di uh, non. Uh, Uh, caricare le immagini troppo in questo caso fondamentalmente poi il protagonista delle foto è l'ombra e questa è un'altra cosa che ci dice non lavoriamo con set pieni di luci lavoriamo con, con le ombre oltre che con un'attrezzatura chiaramente che ci possa permettere di fare determinate cose quindi in questo caso poter lavorare sulle ombre è qualcosa di importante oppure davide pretto che con la sua garage row è un lavoro di team in realtà ma cito lui per citare tutti riesce a raccontarci quello che succede prima eh, di un ristorante, c'è un casco poggiato su un tavolo, o quello che succede durante, ma senza persone, in modo tale che ci possa venire voglia di essere noi, o eh, anche lì in maniera fantastica giocare con le maschere degli <ride> Alaimo Bros. Eh, Alberto Blasetti, altro fotografo importante in Italia rispetto al mondo del, del food, ci fa vedere il punto di vista di chi sta per addentare un... Uh, panino sempre di food oppure di chi mangerà una zuppa coloratissima con tutti gli ingredienti attorno allora eh, ora arriviamo alle persone eh, allora dicevo questi sono esempi che ci permettono appunto di raccontarci ma di raccontarci con un, un uh, quid in più con qualcosa che ci fa andare oltre ovviamente non è pensabile raccontarsi a 360 gradi in questo modo però innestare queste piccole pillole di. come posso dire? Mh, queste piccole pillole fantastiche sicuramente potrà aiutarci. Per quanto riguarda i ritratti, poi delle persone, in questo caso sono tutti chef, ho fatto una ricerca su Pinterest. Non cito, ahimè, eh, gli autori, a me ne scuso, ma mi piaceva troppo poter dire che. Uh, un cuoco non è solo un cuoco, un cameriere non è solo un cameriere, chi produce è vino non è solo un produttore di vino, ma è anche qualcos'altro. E questo qualcos'altro si può costruire, per esempio, in questo modo. Uh, e i video? Vale solo per le fotografie? No, può valere anche solo per i video. Uh, e quindi, per esempio, in questo caso dell'antica dolciria buon aiuto uh, un cannolo può essere anche qualcosa che ci riporta indietro, perché in questo caso specifico il motto della dolceria è che a tornare indietro ci prendiamo gusto. O ancora una semplice cioccolata fredda con panna ci fa fare un piccolo viaggio nel gusto. Grazie a una musichetta di sottofondo. E ancora possiamo giocare quindi anche con altri formati che, in qualche modo, ci raccontano i nostri piatti in una maniera dinamica, eh, che possa coinvolgere, possa anche un po' farci rivivere questo. In questo, eh, Giorgia Polo è maestra. Un semplice caffè non è solo un semplice caffè. Allora vado, vado alla fine eh, con l'ultima citazione, anche qui diciamo eh, fuori contesto, ma assolutamente, eh, assolutamente fantastica, con Federico Fellini che ci dice che eh, è abusatissima ovviamente la citazione, che non vuole dimostrare niente, vuole mostrare, però questa sembrerebbe un po' andare in controtendenza rispetto a quanto detto, in realtà quello che noi dobbiamo decidere non è quello di dimostrare, ma di mostrare un mondo che è diverso rispetto a quello che noi magari in parte ci possiamo aspettare grazie appunto ai nostri prodotti che ci permettono di andare oltre. Allora, come detto, chiudo semplicemente dicendo che la creatività in qualche modo ci aiuta a poter raccontarci in un modo che non è usuale, anche perché siamo come detto e ridetto, insomma, sommersi di immagini classiche, banali, semplicemente descrittive e quindi poter andare un attimino oltre è quello che in qualche modo ci fa fermare a riflettere su ciò che siamo. Allora io vi ringrazio, ringrazio BTO perché anche se in maniera breve è stato ed è sempre comunque molto bello esserci. Eh, se volete chiedermi qualcosa, le slide, insomma, le vedrete, potete scrivermi e eh, ci vediamo l'anno prossimo, spero. Grazie, grazie Rocco, è stata una bellissima presentazione e se vuoi puoi anche rimanere con noi se vuoi fare una domanda anche tu a, a Meta, <ride> cioè, abbiamo questa, prego ti puoi sedere anche qua.